Ciao a tutti amici, benvenuti su Imperium Civitas 2. Oggi siamo qui perché, dopo avervi portato Imperium Civitas 1 in tutorial, oggi vi porto in un apprendistato base economia e un apprendistato militare. Ovviamente saranno due video separati. Oggi vi porto un apprendistato base normale e sono contento di poterlo fare. Aspettate, non perdiamo tempo. Ave, governatore, benvenuto alla tua prima sede. Il Senato ti ha affidato il governo di Castrum Mogum Tiacum. Sarà un piacere insegnarti le nozioni principali sulla costruzione di una città. Nella parte superiore dello schermo vedrai un pulsante lampeggiante che ti indica che hai ricevuto un messaggio. Fai clic sul pulsante per accedere al Bene. tutto. I messaggi contengono informazioni Vabbè, i utili. messaggi, Risposte in la modo. visuale, destra e sinistra, sopra, Ogni sotto. volta che un messaggio fa riferimento a un punto Pulsante input, vedi. quando selezioni il Oh. quadro, si apre un pannello informativo che ti fornisce dati sulla città e i suoi. Questo caso noi abbiamo i denari, come potete ben vedere, quindi ci sta una cosa in più da dover vedere. E i coloni a disposizione nostra. Quando finiscono sti coloni, cazzi tuoi. Ora guarda in basso a Poi il sinistra. retabolo è scritto per bene, ovviamente. Queste sono le nostre Costruisci missioni, un praticamente, che abbiamo abitativo. già fatto. Ogni Dobbiamo cittadino ha soddisfare i potere. bisogni, che sennò i nostri abitanti si incazzano. Costruisci un campo di grano nel punto indicato. Ok, c'è il campo di grano. A differenza di Imperium Civitas 1, in due non crash. Ve lo dico già, mo. Vengo veramente, non crash. Ogni casa è un patrimonio. Se dovesse scendere sotto i 100, o paghiamo noi a loro per dargli un sostegno, un sussidio, altrimenti diventano malviventi, poi li devo solo ammazzare. E qua adesso c'è il punteggio massimo, sono pure bello, come osi. Fornitura di viveri fatta, e adesso la Costruisci un carne. allevamento nel punto indicato. Costruisci un allevamento. Poi, ad ogni livello di foro, come potete ben vedere, in questo caso 10 capanne, poi 10 case, 10 domus, 10 ville, aumenta il grado e noi possiamo chiedere tasse. Facciamo una bella riscossione di tasse. Ah, hanno cambiato il pulsante degli alimenti, i beni, meno male perché ci voleva. Così qua rimane urbanesimo e l'economia fatta in un altro modo. Un allevamento Costruisci. fatto, facciamo il Il legname. legno è una risorsa basilare per la vita. Ok, Ci sono missioni che ti vabbè, più consentono di missioni costruirti contemporaneamente, una quindi fonte. apriamone La tutte. maggior Giacimento di parte. pietra, acqua, quindi prima la miniera, poi una fonte d'acqua, che sennò questi stronzi muoiono di sete, non si possono lavare la faccia al mattino. È peccato, è peccato. Va Ci sono bene, missioni. La maggior dovresti. religione, un bel altare qua ci vuole, ma mi serve di mattoni, mi sa. No? No, la pietra, scusi. Poi in questo caso è il tutorial, quindi ci danno risorse ogni tot tempo. Voglio poter anche finanziare la costruzione. Tu paghi, semplicemente. Giacimento La fatto. maggior parte dei materiali Mattoni, di ecco. costruzione possono essere estratti Ecco qua. dalle Possiamo fare il miniere foro, e ne le vengo due, cave. e io lo Potrai faccio. estrarre pietra, Legione marmo, fatto. ferro e oro. Notizie. Ah, già, la Ora taverna. costruisci una cava nel punto indicato. Potrai La taverna qua al aggiungere al centro è meglio il perfetta. pulsante vedi in Acqua questa finestra fatta. e aspetta che Mattoni i tuoi fatta. lavoratori estraggano 5 unità di pietra. Non 20 abitanti dimenticare di costruire fatto. alcune E il abitazioni foro vicino è alla stato nuova cava fatto. per assicurarti che disponga di lavoratori. Succede qua? Signore. Prestigio. Vabbè, praticamente le nostre case, cioè le nostre capanne sono diventate case. E poi ci sono le entrate. Praticamente i abitanti entrano nell'altare e danno i soldi a noi. Chiedi agli dei cielo coperto con oscurità, ma perché? Ma perché sta cagata? Fantastico. Comunque, come avete ben visto, adesso i fuori ne vengo due. Io posso chiedere una riscossione e io lo faccio chiuso per farvi vedere. Posso farlo di nuovo? Mi danti 20 schiavi e io faccio una riscossione.
livello 4 a riscossione, livello 5 a riscossione di 3. Vedete? Ah, abbiamo il tempio, abbiamo sistemato, sistemato. Guardate che foro, è bellissimo. E comunque per essere del 2010 sto gioco ha grafica molto bella. Ok, nella taverna, come avete visto, che bello ci dà su, possiamo vedere le informazioni. In questo caso la gente è contenta, facciamo anche notizie e abbiamo finito il tutorial di base economia. E adesso abbiamo sbloccato praticamente tutto. Beh, in questo caso io voglio far vedere comunque. Allora, lettivo, no? Noi abbiamo bisogno adesso, se dovessi continuare, di un panificio, di una macelleria, di una sartoria, a scuola, in questo caso, e del vino. E poi collegare tutto con le strade. Poi qua giù faccio un bel porto che ci sta. La prefettura si deve fare. Successo, carenza di risorse, cos'è che manca? Il vino, vabbè, dammi un attimo. I beni sono quelli iniziali: grano, carne, legna, altare, pietra, poi pane, carne, cerchi insaccati, gli indumenti e poi continuate con il vino, la taverna e tutto. E poi possiamo vendere niente, possiamo comprare. Vabbè, per il momento non facciamo niente, ho costruito giusto perché. Poi ci sono dei vari monumenti, tipo il Tempio della Fortuna, denari aggiuntivi, una fontana di Nettuno per avere accesso all'acqua, l'Acqua del Trionfo, il Tempio di Bacco, il Circo, l'Anfiteatro. Bene. Il mercato, quanto è bello il mercato. Va bene ragazzi, il video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso vi sia piaciuto mettete un bel mi piace, commentate e noi ci vediamo sul prossimo video. Ciao ragazzi!